Bella regà, qua è Savis che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Ragazzi, perdonatemi la mia poca presenza sul canale questa settimana, ma inizia a fare davvero caldo e stare davanti alle console non è così bellissimo. Quindi ragazzi, veicolo del podio del casinò è questo che avete visto ragazzi, se volete vincerlo, glitch della ruota, vincete sempre ciò che volete e vi consiglio anche una volta che siete al casinò raga di ritirare sempre le fish che non si sa mai. A questo punto passiamo a LS autoraduno ragazzi, dove troviamo come veicolo di prova la Turismo Classic. Per vincere questo veicolo dovete arrivare sempre tra i primi 3 o 4 nelle gare in categoria clandestini. Ragazzi, questo invece è il veicolo di AO, ci ripropongono l'MT, la nuova Entity, solo next gen. Poi veicoli di prova abbiamo l'RX, poi abbiamo la FMJ raga e abbiamo anche il Gauntlet Classic. A questo punto usciamo da qua dentro perché non c'è più nulla e io andrei da Simeon, dove Rockstar ci ripropone questo veicolo, la Amnis ragazzi, questo veicolo da corsa, e a fianco il nuovo veicolo della settimana. È veramente una figata, sembra veramente bello questo veicolo, quindi adesso ne parliamo un po' meglio. Ma prima passiamo da Simeon, dove troviamo la Vamos raga, troviamo questi veicoli che sono vecchissimi e ce li stanno riproponendo all'interno del salone di Simeon. Adesso passerei a ciò che ci piace, che veramente poco questa settimana ragazzi, ci hanno veramente dato l'accontentino della macchina nuova e basta. Quindi per l'appunto andiamo su leggendari, 2.140.000 il prezzo di questo veicolo raga. Non capisco come mai Rockstar sta tenendo dei prezzi così bassi. Capiremo più avanti dove vorrà andare a parare, perché di solito un veicolo del genere ce lo fanno pagare 2.800.000, 3.000.000. Io l'ho preso subito, farò un video magari a riguardo, lo modderemo insieme. Ora vediamo come mi gira. Non c'è nient'altro di nuovo né sui leggendari né su San Andreas e neanche su Warstock. Raga, l'unica cosa bomba che mi stavo dimenticando, che il nuovo veicolo resiste a un botto di bombe, è corazzato, fatemi sapere nei commenti e magari facciamo un video reaction al riguardo. Quindi raga, passiamo alla ciofeca, alla cosa più inutile che abbia fatto Rockstar nell'ultimo periodo: il deposito del cazzo. Quindi ragazzi, se siete abbonati al Plus potrete entrare qua dentro, recuperare questi veicoli, ovviamente li potete provare, poi comprare. E invece chi non è abbonato al Plus non potrà fare niente, potrà solo guardare questi veicoli. Se siete abbonati, il veicolo del podio di questo postaccio ragazzi è gratis. Vedete voi cosa fare se abbonarvi o no al Plus. Si vocifera che succederà una sorta di battle pass nelle lobby, raga, ci sarà un pass nelle lobby. Non so se questa cosa sarà vera o no, ma sinceramente se GTA, raga, diventa come Fortnite, io non porterò più contenuti di questo gioco. Quindi ragazzi, a questo punto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, lasciate un commento, supportate il Savix, supportate il canale. E raga, alla prossima. Sbada bam. Pam pam pam.